dopo il terremoto ci abbiamo avuto tantissimi problemi e cerchiamo di fare del meglio per questa città che ne ha tanto bisogno, perché ci sono problemi grossi. Io sono, diciamo, un appassionato, io e i miei amici, mia moglie e il mio vicepresidente siamo appassionati del territorio. La cosa che ci sembra più giusta da qualificare per noi, ovviamente, questo è un pensiero personale, è il nostro territorio bellissimo, bellissimo verde, il mangiare buonissimo, e pensavamo che sponsorizzare il formaggio è una cosa bellissima. L'obiettivo, l'avevamo detto, era quello di rivitalizzare il centro storico. Questa è una manifestazione che è la sua ennesima edizione, quest'anno più ampia e più ingrandita, con anche il mercatino dell'antiquariato nella parte di Largo Alfani e i food truck su Piazza Cesare Battisti. È aperto anche il Vignola, c'è una cornice, insomma, importante. Se il tempo ci dà una mano, penso siano una bella tre giorni. Crediamo che il nostro centro storico, il nostro centro di Rieti sia bellissimo, sia da farlo vivere 365 giorni l'anno. Noi ci mettiamo un po' del nostro, però sperando che si riattivi proprio la vita e ritorni al centro. Abbiamo contattato delle persone che avevano il formaggio e abbiamo iniziato, e poi più sempre sono aumentati i formaggiari, i prodotti. Gli amici ci hanno aiutato tantissimo, Rieti risponde a questa cosa come sempre, poi sono belle iniziative, questa è il peperoncino. Giusto che sia così. Il formaggio, come si suol dire, è il principe della tavola, sta bene dappertutto, basti pensare ai detti, gli antichi non sbagliavano mai, stai come sul cacio sui maccheroni, perciò è indice quando c'è il formaggio, il cacio è un qualcosa di buono. La nostra terra, ringraziando il cielo, è piena di produttori, di piccoli produttori che fanno prodotti di altissima qualità. Abbiamo facente parte anche dell'associazione Matteo Petrangeli con la formaggeria Reatina, abbiamo il caseificio di Leonessa che fanno le mozzarelle di bufala di Leonessa, che non hanno niente a che invidiare a quella campana. Abbiamo Petrucci con i formaggi stagionati, i pecorini da Matrice, abbiamo da Scenzo, abbiamo tantissime realtà che oggi qui rappresentano il nostro territorio e insieme a tutti gli altri produttori che vengono da tutta Italia danno vita a un grande show, a una grande selezione di formaggi importanti. È una manifestazione che, come hai detto tu, ripetiamo da 6 anni. Noi come Confcommercio collaboriamo con Jimmy per l'organizzazione di questo evento, che è un evento che mano a mano sta crescendo sempre di più. Come potete vedere, il numero degli stand sono sempre più alti e piano piano affiniamo questa manifestazione per cercarla di far arrivare a risultati sempre positivi e far arrivare sempre più gente sul nostro territorio.
grazie alle aziende, produttrici del territorio coinvolte. È importante cercare di far vivere le nostre aziende agroalimentari, il settore dell'enogastronomia è sicuramente una specifica su cui dobbiamo lavorare tanto, questa è una di una serie di appuntamenti che sono in calendario e in programma, è importante perché si rinnova e cresce e quando le cose durano nel tempo e crescono sono sempre ben accette e soprattutto vanno supportate. Dicevamo prima, insomma, i passi avanti sono sicuramente sotto gli occhi di tutti, quest'anno è una manifestazione che è cresciuta e noi possiamo soltanto augurarci che il prossimo anno cresca ancora di più. Sera abbiamo fatto una cena in combinata con l'Accademia Italiana della Cucina, dove abbiamo iniziato a riproporre delle paste particolari, caratteristiche bellissime e anche molto complicate da fare del nostro territorio, che però secondo me possono dare tanta ricchezza. Perciò anche quest'anno stiamo qui, inizieremo fra pochissimo con il show cooking, domani verrà Alessandro Circello dalla RAI, io rappresento la prova del cuoco e ci saranno un sacco di ospiti che cercheranno di fare un bel party pieno di sorprese, pieno di personaggi che renderanno un pochino più frizzante la manifestazione. Ovviamente è sempre in crescita e auspichiamo che ovviamente vada sempre meglio, grazie alla buona volontà degli organizzatori e anche al supporto che viene dall'amministrazione, che è molto sensibile a questi eventi che valorizzano il territorio, che danno anche il senso proprio di quella che è la nostra identità sotto il profilo gastronomico, perché la cultura gastronomica non deve essere sottovalutata, perché la cultura di un popolo e le tradizioni sono legate ovviamente anche a quella che è la gastronomia del territorio. Il formaggio è il prodotto per eccellenza dei nostri territori, siamo una terra in cui la pastorizia, l'agricoltura erano un po' le attività prevalenti. Ogni anno abbiamo sempre inserito qualche novità, quest'anno c'è un'area street food bellissima, c'è una bellissima piazza dei formaggi, più c'è un'altra piazza con tutto quanto artigianato di qualità, però c'è uno stand che mi fa molto piacere dirlo, proprio a livello culturale molto bello, dove c'è stata l'associazione Amarganta che promuove libri e quant'altro. Siamo qui con i nostri 135 autori, di cui 35 reatini e 5 internazionali. Proveniamo tutto il nostro catalogo fresco fresco da Torino, ma devo dirti che l'atmosfera e la bellezza di questo luogo, sinceramente, non ha nulla da invidiare al Salone del Libro. Per quanto noi siamo qui piccoli rappresentanti del mondo dell'editoria, devo dire che sto riprendendo fiato. Come diciamo sempre, trovare un autore reatino che abbia qualcosa da dire, qualcosa di divulgativo, equivale a trovare veramente un diamante. Abbiamo autori fantastici, bravissimi, e alcuni anche diciamo sulla cresta dell'onda internazionale, con la nostra Sabina Archeologica, insomma, che ha avuto un successo eccezionale e che ci pregiamo di avere tra le ultime uscite. Territorio.
territorio deve essere protagonista, perché in qualsiasi posto del mondo, qualsiasi attrazione c'è nel mondo, alla base c'è una cultura enogastronomica, perché dopo aver visitato un monumento, aver visitato una città, alla fine si ci ritrova sempre con i piedi sotto il tavolino e si mangia e si vuol mangiare bene. Il nostro territorio è un territorio un pochino diciamo non depresso, nascosto agli occhi del mondo, che ha tanto da offrire, perciò sta a noi proporre, sponsorizzare e spingere tutti i prodotti che possono valorizzare tantissimo il nostro territorio, che è pieno di eccellenze. Del formaggio è sicuramente un prodotto importante anche per quanto riguarda l'aspetto salutare, e quindi avvicinare anche i bimbi alla cultura del formaggio è importante, e per tutti i benefici che se ne traggono per quanto riguarda il supporto appunto di calcio, quindi che favoriscono la crescita. Bisognerebbe anche in ambito scolastico divulgare questi principi. So che in alcune scuole lo fanno, so che c'è molta sensibilità, e queste iniziative sicuramente contribuiscono ad avvicinare ancora di più. Complimenti per quello che fate, complimenti per l'ideazione e l'organizzazione di questa bellissima 3 giorni, se non sbaglio, dedicati al sano e al buono, specialmente anche perché il Lazio, il territorio di Rieti, la zona di Amatrice è famosa al mondo per il pecorino, è famosa per i tanti formaggi e per i tanti prodotti anche dei salumi della zona. Quindi complimenti anche al nostro presidente dell'Associazione Cuochi di Rieti, Elia Grillotti, che è in prima linea questi giorni, ha realizzato tutte le iniziative sull'alimentazione, e spesso no, in televisione si parla del il bianco, queste sono le ultime tendenze, la farina, lo zucchero, il latte, i formaggi. Ci sono delle perplessità, ma alla fine il formaggio rientra perfettamente nella dieta mediterranea, perché nella dieta mediterranea mangiare quei 3-4 tipologie di formaggi, dal latte alla mozzarella, al parmigiano, al pecorino, quindi settimanalmente, rientra nei corretti stili di vita. Quindi il formaggio nelle sue forme, abbinato nel modo giusto e soprattutto mangiato, fa anche bene anche per tante funzionalità intestinali, perché tanti prodotti non possiamo fare a meno. Faccio l'esempio dello yogurt, no? Quindi elementi fondamentali e tanti ingredienti. Poi tanti formaggi partono proprio qui dal Lazio, quindi da Rieti, e tanti il mondo ce li invidia, perché poi tantissime delle ricette più amate e più anche fatte nel mondo in maniera anche spesso non originale, ci vogliono dei formaggi importanti. Faccio l'esempio della matriciana, dalla cacio e pepe, la carbonara, ecco, queste sono 3 ricette che si mangiano dalla Cina all'America, quindi un po' in tutto il mondo. In bocca al lupo per l'organizzazione e alla prossima ricetta. Siamo un gruppo di artigiane reatine che, invitate dall'associazione ASA, abbiamo deciso di partecipare a questo evento. Siamo diverse artigiane, chi fa uncinetto, chi dipinge, chi crea gioielli con pietre vere preziose e chi cuce, come me per esempio. Tutto ciò a scopo benefico, perché il ricavato verrà devoluto almeno in parte all'associazione. Centro storico è deputato per eccellenza ad accogliere queste iniziative, perlomeno dal mio punto di vista. Il centro storico, che è la culla della città, e ben vengano queste iniziative, che devono essere opportunamente e giustamente valorizzate dalla parte storica delle città.
Percorso sicuramente ulteriormente avvalorato da questa manifestazione, perché il nostro percorso è quello di portare avanti il discorso del territorio, i prodotti tipici. Queste manifestazioni sono sicuramente importantissime per tenere alto il nome della provincia di Rieti, ed è importante che ci si creda anche dal punto di vista della popolazione, per cui piano piano credo che si possano ottenere sempre i maggiori risultati. È un lavoro che bisogna fare tutti quanti insieme. Ma che formaggio, questa realtà qua in questo territorio sicuramente offre tanto. Per me è un piacere tornare. Un mese fa abbiamo mandato in onda appunto Augustibus, una delle varie eccellenze che avete qui, ma soprattutto la bellezza di questo territorio è fatta attraverso l'unione di queste eccellenze. Il nostro Made in Italy è molto importante, è rappresentativo ed è un grande orgoglio. Quindi Italia da gustare, Italia più bella, e vive le manifestazioni come formaggio. La centrale del latte che voi avete qui, che ho avuto modo di conoscere, sicuramente è un simbolo per eccellenza, ma nulla togliere anche al guanciale. Quale migliore occasione assaggiare questo tipo di prodotto e coniarlo, perché no, anche ad una buona matriciana. Fiore all'occhiello proprio di questa manifestazione, che mano a mano crescono gli espositori del nostro territorio, che credono sempre più nel pubblicizzare e promuovere la propria produzione, sia del territorio del Reatino che dell'Amatriciano e delle zone del cratere. My world.